Ciao Maura, tutto bene? Sì, bene. Ciao. Tutto bene, sì. Benissimo, siamo anche noi, siamo abbastanza soddisfatti, tutta gente. Stiamo andando benissimo questo giro, siamo molto contenti. Noi facciamo con questo istante un reading di Paola che sono 30 secondi. 10 minuti. Allora facciamolo, sì. Facciamo 30 secondi. Intanto poi sentiamo... Sì. Lei la sentiamo. Almeno lei adesso. Sì, 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 sì. Sì. Allora, io comincio, la vediamo solo un po', però ogni artista che presento, ho scelto due delle pilastrocche che scrivo ogni giorno, sono 365 in 365 giorni, abbiamo scelto insieme con ogni artista quelle che potevano avere una, qualche associazione con le opere. Abbiamo scelto i signori della guerra e l'uomo con la bomba sulla fronte, quindi le, insomma, due pilastrocche ballate. I signori della guerra. I signori della guerra sono tanti, fanno pum e si sentono importanti. Sono ricchi e strapotenti, sempre allerta ai combattenti. I signori della guerra sono tanti. I padroni della guerra non sono santi. Coi cavalli e con i fanti hanno i gas più puzzolenti, alle bombe più brillanti. I padroni della guerra non sono santi. I signori della guerra sono potenti, non c'è amore che li incanti, né perdono ai dissidenti, non si fermano o si sentono perdenti. I signori della guerra sono potenti, i signori della guerra sono pronti, i signori della guerra sono... I signori della guerra sono tanti. È una ballata della musicata, per cui adesso in questo momento non c'è la musica, ve la racconto così. Sempre per Bartolomeo Migliore è stato scelto l'uomo con la gobba sulla fronte. È una storia, io il martedì dedico le filastrocche a mostri, vampiri e altre amenità. Quindi in questo caso è l'uomo con la gobba sulla fronte. L'uomo con la gobba sulla fronte ha una testa che pare un mastodonte. Dorme sempre sotto il ponte, esce solo a notte fonda, scappa appena scatta l'ora della ronda. L'uomo con la gobba sulla fronte fa di nome Amilcare Caronte. Sono brutto, lo san tutti, sono orrendo. Con la gobba sulla fronte il mondo offendo. L'uomo con la gobba sulla fronte, è un grande pensatore e pensa senza sosta. Lui medita, associa, coglie innesti alla fonte. Intuisce tra le righe e capisce quel che costa una vita con la gobba sulla fronte. Il giorno che incontrò la donna senza naso, pensò, son benedetto io, sia benedetto Dio, che in questa vita m'offre la felicità per caso. Ciò che tu chiami scempio è vero amore mio, orrore innamorato che non nasce dentro un vaso. E questa ovviamente è dedicata a mostri e affini, ma insomma con uno sguardo amorevole, anche per voi è una roba con la fronte. A dedicare le due, diciamo, tutto un anno, diciamo, Gallo. Abbiamo scelto delle filastrocche, visto che il mio mestiere è fare la fotografia. Abbiamo scelto le filastrocche relazionali. Quindi per Luciano Gallo, con il quale appunto si sottolineava l'aspetto relazionale delle opere, quindi con le connessioni, i collegamenti, abbiamo scelto, io inizierei con La regina e il pesce odio. Allora, si tratta di una vera fiaba, nel senso che è una fiaba proprio classica, se riesco a farlo partire perché mi connetto direttamente sul sito, che ricordo appunto è una filastrocca al giorno, una favola al giorno, su diversi temi. Allora, La regina e il pesce odio. Questa è una fiaba per bambini. C'era una volta una regina di nome Bella, che regnava solitaria come una stella, sulle terre al di là dell'oceano nero e blu, una regina che forse conosci anche tu. Bella era bella davvero, ma senza sposo.
da anni lei conservava il cuore a riposo. Era buona e virtuosa, dolce ed educata, sapeva cucinare i dolci con la cioccolata. Pretendenti e Romeo ne aveva molti, molti ne aveva visti, ma le erano sembrati tutti troppo tristi. E così, alla fine, non aveva scelto il suo re. Adesso Zitella preferiva regnare da sé. Un mattino giunse al castello un uomo, senza cavallo né armi, ma un bel tomo. Era così aitante che bella, si imbarazzò e per un pelo nell'abito non inciampò. Lo straniero splendido era pure sveglio, oltretutto ci vedeva bene, anzi meglio, di tutti gli altri pretendenti già scartati e di quelli che forse sarebbero arrivati. Vide infatti, e fu lui il solo, un grande pesce, con i denti aguzzi e gli occhi come vesce, che si alzava viscido dal petto di Regina muovendo le pinne nella sua manfrina di consigliere avvezzo a tenere lontano il nobile, il principe, il re ed il villano. L'uomo estrasse lo specchio dalla tasca e adescò lesto l'animale con quell'esca. Nel riflesso di se stesso egli lo spaventò, come fu per la gorgone a quel che ne so. Il pesce si fece subito di pietra, cadde giù. Restò lì sul pavimento, non si mosse più. «Chi sei tu che hai ucciso il mio odio?» chiese Bella, scossa, scendendo dal podio. «Sono un pescatore», rispose lo straniero, «ma se non sono un re, sono un uomo sincero». E da quel giorno la regina fu liberata dal peso che per anni l'aveva schiavizzata. Questa è una fiaba. Non è, sono questo quadro che abbiamo a fianco, non è di Luciano Gallo, ma richiamo, volevo leggere per questo dipinto infatti una filastrocca sul narcisismo, a fianco abbiamo invece una serie di immagini sulla relazione. Bene, possiamo anche troppo lungo magari leggere ancora l'altra. No, se vuoi, sì. No, ma sì, ce la facciamo, sicuramente, ce la facciamo sicuramente, dai, ma sì, ma dai, ma sicuramente sì. No. Che ne recupero, perché per Luciano Gallo avevamo appunto valutato anche una favola sulle bugie, no? Che può, voglio dire, coinvolgere un po' tutti e portare dei problemi nelle relazioni. Si intitola Gente col naso lungo. Le bugie, le menzogne, che cosa sono mai? Se non carnevaleschi pasticcini, sono di certo pastifici sopraffini, inghippi nelle aspettative e seri guai. Non c'è paese che ne sia sprovvisto, da che il mondo è mondo, da prima di Cristo. Le bugie sono figlie legittime dell'inganno, ti guidano per storie impervie nella nebbia, t'abbandonano a metà del libro nella sabbia. Attraggono sempre ansia e un certo affanno. Non c'è creatura che ne sia immune, onestà non è forte abbastanza per tirare la fine. Le menzogne fanno crescere il naso a Pinocchio, sono il pane quotidiano di Hermes, il dio briccone. Ma se le racconta un uomo dici quel coglione, se le racconti tu dici dai, chiudi un occhio. Non c'è teatro di vita che ne sia privo, perché verità è prima donna, ma l'inganno è il divo. Questa era la cosa che mi ha fatto. Grazie. Grazie.